Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori! In questo nuovo video di Omori cercheremo di fuggire dalle prigioni. Beh, siamo stati rinchiusi nei sotterranei dopo che Sweetheart ci ha appunto bandito perché, beh, abbiamo deciso che non vogliamo sposarle e quindi siamo qui, siamo finiti proprio in questo postaccio. Dunque, vediamo un po'. Ok, dobbiamo prendere che è l'ora. Quindi, durante lo spettacolo di Sweetheart, purtroppo, andate via la corrente, abbiamo ripristinato la corrente e ora siamo... Voglio un attimino fare il punto della situazione. E dopo aver ripristinato la corrente, abbiamo dovuto aiutare, tramite Hiro, a far proseguire lo spettacolo, perché uno dei concorrenti è stato brutalmente ucciso da una scarica elettrica. Il problema è che Sweetheart si era appunto innamorata di Hiro, ha detto ok, lui deve essere mio sposo, però Hiro ha detto di no, e quindi ci ha sbattuto nei sotterranei. Bene, 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 vediamo un po' cosa c'è da fare. Un bellissimo dipinto del cielo stellato, no. Oh, attenzione, uno stereo. Wow. Il mixtape speciale deve essere. Nutrimento. Non so se posso affrontare le guardie. Ok. Posso effettivamente affrontare le talpe. Bene, le affronto perché almeno andiamo avanti. Wow, quanta esperienza dà. Ok, devo un attimino però vedere le abilità della squadra. Fendente fortunato. Ok. Infligge danni se il nemico è arrabbiato. Riduce di molto il suo attacco. Ah, ok, mettiamo questa. Ok, proseguiamo allora. Questa non si apre proprio? Ho capito. Proseguiamo qua sotto allora. Ok, qua ci sono le guardie. Ho capito. Giochiamo con Celai e Kel. Tanto vale affrontarle ste bulbotarpe. Cioè sono facilissime da sconfiggere. E queste? Ah, ho scapolottini. Anche loro sono stati rinchiusi, sì. Ah, bene, a botola. Capisco. Ho capito. Ah, che era questa qui. Ah, potevamo passare, certo. Dobbiamo affrontare Rosa? Manz? Ma come Manz? Ma dai! Ah, Bulbotrappa prigioniera, non è Rosa, giusto. Dopo molti fallimenti sono quasi riuscito nella mia fuga. Tutto quello che devo fare è trovare l'uscita. E allora vattene da qui, ma... Insomma... Te lo do io te Manz lì. Poi è bloccato, infatti. Ah, dovevo solo andare un pochino più avanti? Ah! Ehi, c'è Mari! Mari! Mari, aiutaci, siamo bloccati nei sotterranei! Oh, no! Ma era così semplice? Ecco fatto! Ora venite qui a godervi un bel picnic insieme a me. Prometto che poi vi sentirete meglio. Dovevo solo andare un pochino più avanti. Ho fatto tutto quanto un giro strano. Ah, mi curo la salute. Vai. Che bello. E qui dov'è? Ah, salve. Mi hanno cacciato qui dentro per contrabbando, ma le vecchie abitudini sono dure a morire. Detto questo, ho diversi articoli in mio possesso che possono tornarti utili, amico. Vuoi fare acquisti? Ok, vediamo un po' cos'hai. Oddio, aletta di pollo. Beh, non male, eh. C'è un botto di tofu qua dentro. Oppla. Scendiamo di nuovo. E dunque. Vediamo un po', possiamo andare di qua, ma non qui. Scendiamo. Vai. Ah, penso che ci siamo quasi, comunque. Il problema del tofu è che restituisce solo uno di vita e se lo vai a vendere ti danno una vongola. Quindi non so quanto sia buono effettivamente come oggetto. Magari per recuperare, se ne usi tanti insieme, tipo un bulk di tofu, allora sì magari. Se no da solo non direi. Allora, può essere che questo qui ora abbia trovato la via di fuga?
Sì. È esploso. Ma poverino. Con quale brutalità. A vedere cosa c'è qua sopra. Ah, questi qua morti. E questo cosa apre? Quella stanza lì, interessante. Interesting, davvero. Ah, c'è una lettera? Sono rimasto bloccato qua giù così a lungo che mi sembra di non riuscire più a muovere un muscolo. Eh? Perché quella faccia? Vabbè, no, nulla, sai com'è. Mi è solo sorpreso. Ok, apriamo qui. Rompiamo un po' tutta sta roba. Ah, con Omori, certo. Meno male che ho fatto la prova, se no l'avrei lasciata qui per sempre. Perché è rosso, se no? Ah. Ok. Ah, aspetta, aspetta. Ah, sì, sì, ok. Aspetta, apriamolo un po', apriamolo. Bene. Guardate lì. Siamo finalmente all'uscita. Woohoo, finalmente la libertà. Usciamo subito, non voglio più vedere una bulbotarpa in vita mia. Noi invece. Ah, 30 vongole, ok. Ah, qui ci sono i soldi, oh. È amica cotica. Vedi che serve sfasciare tutto. Rimetto Mori come leader tanto per. Vai. Santo cielo. Castello di Sweetheart. Pieno di guardie. Io le affronterei tutte, veramente. E mi sa che ci tocca. Alto, prigionieri! Pensavate davvero di fuggire così facilmente? Voi quattro, tornatevene indietro! I sotterranei vi aspettano! Dannazione, stavamo per farcela! Oh, oh, che si fa ora? Pensa, Hiro, pensa! Forza, cosa dobbiamo fare? Oh, ci sono! Al contrario, signor cavaliere, temo che lei ci abbia confusi con qualcun altro. Guardi meglio... non sia così precipitoso nel giudicare. Noi siamo bulbotalpe senza alcun dubbio. Oh, oh, esatto, proprio così. Inoltre io amo sia il tofu che Sweetheart. Dolce Sweetheart, cioè tofu. Perbacco, i miei occhi devono avermi tradito. Vi porgo le mie scuse, fratelli. Si fa molta fatica a vedere attraverso questo elmetto. Molto bene, andate pure, or dunque. Io riprenderò la mia pattuglia. Fareste bene a tornare immediatamente alle vostre posizioni prima che la nostra cara Sweetheart se ne accorga. Allora, ora però mi sorge solo una domanda. C'era una porta che non ho potuto aprire. E magari ora si è aperta, perché non ho controllato tutto, a dire il vero. Che ve ne pare della mia improvvisazione? È stata davvero geniale, Hiro. Con queste maschere da bulbotalpa saremo in grado di uscire da qui in un batter d'occhio. Dobbiamo continuare ad indossarle, Hiro? La mia sta iniziando a darmi fastidio. Sì, Kel, dovremmo continuare ad indossarle finché non usciremo di qui. Forza, andiamo! Dicevo, ho mancato un punto, Cioè questo. Ma il cancello non si apre, quindi devo trovare un modo di andare lì. Vediamo un po' qua, che succede. Un coniglio. Oddio, che è successo? Ma dov'è questi? Oh! Cosa? Ma che... Ma che è successo? Non ho capito. Da dove sono usciti? Obri ha imparato colpo potente? Ok, vai, mettiamolo e via. Allora, che succede qui? Tutto quanto Sweetheart? Oh mio Dio. Ah, mi sa che sarà una specie di indovinello questo. È probabile. Cavolo, quanto è grosso però sto castello. Ascensore per le camere reali. Se entri qui dentro senza permesso sarò obbligata a fenicotterarti. Vabbè, sì.
O almeno lo farei se avessi le braccia, quindi non costringermi a farmele crescere, gra gra, perché non ne ho voglia. Questo è imbarazzante. Sì, davvero. Non lo so, ragazzi, io boh. Che qua non sembra esserci Sweetheart al momento. Vuoi fare un sondellino? No, aspetta. Poesie di Sweetheart. Oh, leggiamole. Ah, una giornata. E che giornata è stata? Che bellissima giornata. Wow. Una perla. Ok. Che fa questa bulbotalpa? Questa è la statua... Castella. Quella è la statua di Space Boyfriend. O di meglio, di Space Boy. Ah, eccola qua. Sweetheart mi ha ordinato di spostare questa statua dalla sua camera da letto prima del suo ritorno, ma non ci riesco proprio. Se solo potesse essere fatta a pezzi. Beh, sembra che lei abbia bisogno di un po' di ristruzione. E Aubrey qui è specializzata in demolizioni. Aubrey? Beh, è uno strano nome per una bulbotalpa. Tuttavia Sweetheart recentemente ha finito le idee per i domi da darci. È una statua di Capitan Spaceboy. Mi sentirei in colpa a distruggerlo. Non lo saprà mai. Capitan Spaceboy e Sweetheart fanno parte del passato. Vivi e lascia vivere, è quello che dico sempre. Non lo dici sempre, ma va bene, potrei provarci. Ok, andiamo. Questa volta non fallirò. Ma? Incredibile. Ci siete riusciti. Bene, è tempo di ripulire. Non l'ha neanche sfiorata. Mi avete davvero salvato la vita. Avrei dovuto lasciare questo compito agli specialisti fin dall'inizio. Ok, due statue di Sweetheart. Oh, beh, che sorpresa. A quanto pare tutto quello che dovevo fare era sollevarlo alla base. Una torta di fragole con odore di rosmarino? Wow. Oi. Confezione di gem? Ah. Ok. Ci ha portato è tipo una passaporta di Harry Potter. Wow. Fighissimo. Allora, diceva che potevamo anche fare un sonnellino. Sì, dai. Ah, giusto per farci recuperare la salute. Bene. Ok. Ho trovato body pillow? Cosa? No! Ok, andiamo avanti. Teiera. Hero è imparato ora del tè, wow. Ok, c'è anche un altro posto da visitare prima di andarsene. Cosa? Che succede? Fermi, impostori! Io so chi siete e non siete delle bulbotalpe! Vi chiederete come faccio a saperlo. Vedete, io sono superiore a questi deboli Harold e Masha. Io sono Sir Maximus e con il mio lignaggio impressionante ne uscirò vittorioso e porterò onore alla mia famiglia. Te devi stare buono però, eh. Oh mio Dio. Wow. Vai, lo accoltello. Sarà un boss anche lui? Se è un boss forte voglio tenermi l'attacco speciale. Ah, colpisce due volte poi. Infingardo! Ah, ok, ci sta. È fortino, dai. Lo concedo. No!
Non posso fallire adesso. Devo lottare per mio figlio. Ha bisogno di me. No! No! No, Kel! Ma l'avevo preparato, l'avevo preparato per la salute e gli avevo detto di recuperare. Che scatole! Oh! Ah, è andato. Che cavolo però, Kel! Ma dai! Andato via, finito? Bravo, complimenti! Ah... Andiamo avanti, va. Il nobile lignaggio, glielo do io a quello il nobile lignaggio. Una legnata in testa gli do, mica no. Qua che succede? Qual è la situazione qui? Ah, sono le stanze da pranzo? Oh, miei cari sous chef. Temo che la schiena non ne possa più. È proprio in questo doloroso momento che annuncio ufficialmente il mio ritiro. Aspetti, capo. In sua assenza, chi ci guiderà nell'arduo compito di preparare la torta per il grande evento? Su chef, è giunto il momento per uno di voi di salire alla ribalta. Oggi una torta deve essere preparata, sono in ballo le nostre stesse vite. Oh, sì, ho capito, capo. Essendo più capace di tutti, mi offrirò volontario e prenderò il controllo della situazione. Non ti deluderò, te lo prometto. Ma è Hiro che può cucinare. Ehi, voi! Voi quattro siete degli sous chef ora. Seguitemi in cucina, rapidi! Oddio, chi è qui? Ah, è Mari. Ah, per salvare. Bene, allora io direi di fermarmi qui per oggi. Vai. Mi fermo qui perché c'è ancora un bel po' da fare, a quanto pare, quindi richiederà un altro episodio. Bene, amici, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video di Omori. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Mamma mia se è bello sto gioco. Bye bye.